Aprirà lunedì 26 agosto il nuovo centro prelievi della ASL Toscana Sud-Est nei locali soprastanti il parcheggio Baldaccio. Raccoglierà al proprio interno le attività dei due centri prelievi della ASL, quello del distretto di Via Guadagnoli e quello dell'ospedale San Donato. L'apertura è stata possibile grazie a una sinergia e collaborazione tra l'azienda ASL Toscana Sud-Est e il comune di Arezzo. Da lunedì questo nuovo centro prelievi andrà a unificare i due centri prelievi che abbiamo attualmente nella città di Arezzo, che sono quello di Via Guadagnoli e quello dell'ospedale San Donato. Quindi avremo un unico punto di riferimento per i cittadini dove troveranno la possibilità di effettuare tutti i prelievi, tranne quelli tempodipendenti, tranne quelli che riguardano la tossicologia e la genetica, e verranno comunque continuati a essere effettuati in ospedale al San Donato. L'apertura del centro prelievi è il primo fatto concreto verso la seconda casa della salute al Baldaccio. L'idea è stata addirittura precedente al Covid, perché l'accordo è del dicembre del 2019, dove insieme alla ASL abbiamo pensato che quel progetto di sanità diffusa e puntuale dovesse essere concretizzato in strutture che venivano messe a disposizione. Quindi la seconda casa della salute è una grande opportunità che fa parte di un progetto più grande condiviso con la ASL. Intanto si raddoppiano i servizi perché la casa della comunità di Via Guadagnoli avrà una sorella qui nel Baldaccio, quindi c'è un raddoppio dei servizi, come diceva l'assessore Tanti, per questa sanità diffusa del territorio. Quindi questo è molto importante. Dal punto di vista strettamente economico, a quanto ammonta questo investimento? Allora, l'investimento è un investimento di 1,7 milioni finanziato con fondi PNRR e il cantiere verrà aperto i primi di ottobre.